Buonasera a tutti e benvenuti a Caccia News, il settimanale di informazione curato e gestito da Associazione Cacciatori Lombardi. Ancora spazio all'attualità, questa sera parliamo dei gravi fatti successi al Quagliodromo di Ragodoglio, in cui appunto c'è stato un grave attacco terroristico nei confronti di questa struttura appunto associativa dove i cacciatori vanno per ritrovarsi, e c'è stato veramente un attacco molto vile. Ovviamente rivendicato da alcune sigle animaliste. Sono con noi persone che sono ovviamente intervenute, sono andate direttamente sul posto, che sono appunto il nostro presidente regionale di ACL, dottor Eugenio Casella, e abbiamo, dopo un po' di tempo, ritroviamo con grande piacere il grandissimo consigliere regionale Carlo Bravo, che anche lui ha avuto modo di visionare questi luoghi direttamente di persona. Parto subito con Carlo. Carlo, buonasera. Cosa è successo a Ragodoglio e quali sono le tue impressioni? Buonasera a tutti. Devo dire che siamo stato giù a Ragodoglio il giorno dopo perché mi hanno chiamato e sono andato giù sicuramente per solidarizzare, ma anche per verificare esattamente le condizioni di questa casa, chiamiamolo di caccia, dove vanno appunto a provare i cani, come si sa benissimo, nei quagliodromi. E devo dire che nonostante fosse da poco successo, la gente stava già mettendo a posto come noi di solito facciamo. Non è che perché abbiamo gli attacchi dobbiamo aspettare chissà cosa. Dopo aver fatto fotografie e tutto, il prelievo dei carabinieri, erano lì altri due carabinieri che stavano ancora controllando appunto il tutto, facendo anche loro qualche fotografia. E ho visto lì fuori già 7-8 cacciatori pronti che stavano già pulendo, stavano già mettendo a posto, anche perché so che il giorno dopo dovevano fare anche delle gare, quindi loro si sono già premoniti. Certo, è molto deludente vedendo, al di là delle scritte anche per la collega Mazzali e tutto il resto, ma è molto deludente che abbiano talmente sporcato tutto per cosa poi non si riesce a capire, perché ognuno di noi ha le sue idee e io rispetto chi è contro la caccia, ma voglio essere rispettato chi è a favore della caccia. Quindi queste cose qua devono essere molto chiare. Certo che noi non facciamo quello che fanno loro, sicuramente, quindi con la gravità di questi interventi che fanno notturni preoccupa molto, anche perché in una nota che eravamo lì con i carabinieri abbiamo notato da parte del proprietario, il quale ha detto qua ci sono 6 bombole che erano vuote, erano ben chiuse e le hanno aperte. Non si sa bene identificare, ma anche i carabinieri non hanno capito cosa poteva essere. Non è che fosse stata una cosa della loro intenzione far bruciare la baracca con le bombole, con qualcos'altro. Infatti loro poi hanno dovuto chiamare la scientifica, che venivano appunto a vedere se c'erano delle tracce sulle bombole. Quindi cercavano di prendere le impronte dal proprietario per visionarle con altre impronte che potevano essere sulle bombole, visto e considerato che il proprietario diceva che solo lui ha maneggiato queste bombole. Quindi parlo tanto per dirvi come siamo messi, veramente la delusione e le braccia per terra per queste vandali che vanno e sono sempre purtroppo, ed è quello che dispiace di più, che non si riesce mai a beccare nessuno. Quindi capite bene che anche la delusione del proprietario, però non ha intenzione di mollare e mi ha ringraziato per la presenza, e quindi siamo stati lì un po' in compagnia, poi li ho salutati e niente, dopo sono intervenuti altri carabinieri, quindi me ne sono andato, ecco. Bene, grazie Carlo. Anche due parole da parte di Eugenio. La solidarietà di ACL a questi atti vili che ovviamente ci lasciano sempre un po' con l'amaro in bocca, ma non possiamo mollare, giusto Eugenio? Assolutamente sì, la solidarietà innanzitutto per l'associazione che gestisce il Quagliodromo, che è Libera Caccia, ma anche, come diceva Carlo Bravo, l'assessore Mazzali, che è stata apostrofata con termini veramente vergognosi e ripetibili. Questi atti sono di una violenza inaudita. Questi signori che si arrogano il diritto di difendere l'ambiente, difendere gli animali, lo fanno in una maniera vergognosa, in una maniera violenta che effettivamente rasenta il terrorismo, il famoso ecoterrorismo, perché queste cose sono veramente ignobili e vigliacche, perché sono atti vigliacchi, sono, perché fatti di notte.
appunto, come diceva Carlo, la questione delle bombole mi sa che era proprio per incendiare tutto, come già era successo in passato in altri casi. La solidarietà assolutamente sì, però secondo me adesso è ora di cominciare a mettere i puntini sulle i, perché non è che noi siamo cittadini di serie B o C o D, che qualunque cosa ci venga fatta a noi resti impunita, e se noi invece magari non segniamo un tesserino, vorrebbero questi qua vorrebbero metterci in prigione. Cioè, le cose vanno ponderate, vanno fatte in maniera proporzionale. Qua la proporzione deve essere veramente giusta, cioè, va trattato come un vero e proprio atto vile terroristico. E quindi il nostro grido sarà quello di dire a tutte le autorità, al questore, al prefetto, che questi atti adesso è ora di finirla, vanno trattati come sono, non quisquiglie, come era già stato detto dalle volte. Queste qua non sono quisquiglie, è da qua che partono i veri terroristi, che pensano di essere illuminati dal Signore e che a loro sia tutto permesso. Assolutamente, qua bisogna veramente valutare bene le cose. Quindi noi chiediamo con forza che questi atti vengano comunque investigati in maniera decente, ma non è da oggi che lo diciamo, questi sono già anni. E cosa aspettiamo? Aspettiamo che succeda un caso dove magari ci scappa qualche morto? Cioè, non lo so. Allora, questi atti vanno trattati in maniera giusta, e la maniera giusta è che vanno investigati, perché con tutte le telecamere che ci sono al giorno d'oggi, cioè vedere di notte quante macchine passano, cioè si fa presto a trovare, perché questi qua sono sempre i soliti, che fanno questi atti, a parte il basista che sarà stato dal paese o di luoghi limitrofi, cioè chi compie materialmente questi atti sono sempre i soliti, e quindi lo sanno benissimo chi sono. Però non so se non si vogliono trovare, quale forze le spiegano solo per andare contro noi cacciatori, quando per esempio vengono a controllarci gli anellini in case private con 14, 15, 20 carabinieri forestali, con l'unità cinofile, con i droni, con i visori notturni, e invece queste cose restano impunite, assolutamente impunite. Ormai sono anni che ci devastano capanni, ci devastano case di caccia, quagliodromi, che poi ricordo che quagliodromo non vanno solo i cacciatori, vanno anche gli anziani, vanno famiglie, vanno tantissime persone, e lì è un luogo di socializzazione, è un luogo di aggregazione, e va rispettato per quello che è, cioè va rispettato, la proprietà privata va rispettata, cioè non si può avere questi veri e propri scempi della proprietà privata, ma fatto in maniera ideologica, perché il problema è che vengono fatti in maniera ideologica, perché questi pensano di essere al di sopra di tutto e di tutti, e di poter fare quello che voglio in nome, non si sa bene di chi, no? Di protezione di questi animali, che poi secondo me degli animali non gliene frega nulla. Questi non sono altri che il braccio armato di qualche frangia estremista di sinistra, perché diciamolo, secondo me questi qua sono il vero braccio armato di una frangia di estrema sinistra, che non fa altro che voler gettare discredito e malumore in persone normali e brave, come siamo noi cacciatori, che abbiamo la fedina penale pulita.
Cari amici, siamo a Sabbio Chiese e siamo qui al Museo della Civiltà Contadina e dei Mestieri con Lidia Ghidinelli, vicepresidente dell'Associazione Culturale Museo dei Mestieri e della Civiltà Contadina. Ci troviamo all'interno del complesso della Rocca e l'edificio che ospita il museo è la ex chiesetta di San Nicola da Tolentino. Costruita probabilmente intorno al 1500, ha ospitato fino al 1800 circa delle confraternite religiose. Poi nel 1878 è stata sconsacrata e da lì iniziano i suoi usi laici. Infatti ha avuto tantissimi usi, è stata scuola elementare, ospizio dei poveri, è stata il ricovero, la casa del curato, abitazione privata, fino al 1980 circa, quando è stato abbandonato per una decina d'anni, e nel 1991 sono cominciate le opere di restauro. Il restauro ha riportato in luce quella che era la struttura originale della chiesa. E nel 1992, in occasione delle feste decennali, c'è stato un primo allestimento della collezione museale. La collezione si è ampliata in questi anni perché tantissimi visitatori sono venuti al museo e abbiamo ricevuto tantissime donazioni. Per cui dal primo nucleo di donazione del signor Enrico Morelli, che è il fondatore del museo, perché lui ha raccolto nel tempo i primi oggetti contadini, da questo primo nucleo di circa 600 oggetti siamo passati a quasi 2000 oggetti, di cui 1200 si trovano all'interno di questo museo. Bene, allora direi di incamminarci, entriamo pure. Ecco Lidia, adesso ci troviamo all'interno del museo, vediamo la struttura che effettivamente è quella di una chiesa e siamo veramente circondati da oggetti. Quali sono le categorie, di reperti che conservate qui all'interno del museo? Come vedete, la varietà di oggetti è tantissima. Sono tutti relativi alla vita contadina. Quindi partiamo dalla vita domestica che si trova nella parte del soppalco, quindi tutto il lavoro delle donne in casa, la cucina, la cura dei figli, le arti tessili, quindi tutto quello che riguarda i tessuti. E poi abbiamo invece la parte relativa alla vita contadina degli uomini, diciamo. Quindi abbiamo l'allevamento, la fienagione e in più abbiamo, come dice la denominazione del museo, i mestieri artigianali. Quindi abbiamo fabbro, maniscalco, calzolaio, falegname e abbiamo anche quelli che esistevano una volta e ora non ci sono più, che sono i mestieri degli ambulanti. Quindi c'era lo stagnaio che aggiustava le pentole. C'era il bottaio che si occupava delle botti e c'era il materassaio che rifaceva i materassi. Adesso posso mostrarvi magari alcuni Molto oggetti volentieri. particolari, Bene. va bene? La provenienza degli oggetti è più o meno di tipo locale, nel senso Valle Sabbia, Val Tenisi e provincia di Brescia. Ma abbiamo anche alcuni oggetti dall'estero, come queste particolarissime matrici per tessuti che presumibilmente vengono da Lione in Francia, che poi sono oggetti che ci ricollegano al Museo degli Stampatori. Infatti abbiamo fatto anche con i bambini d'estate un laboratorio didattico bellissimo che univa i due musei riguardante la stampa. Vi faccio vedere invece un altro oggetto molto particolare, tipicamente locale, che è questo. È lo strambaie. Lo strambaie veniva usato nella cacciagione del roccolo, che ora è vietata, e questo oggetto che era rivestito con delle piume veniva lanciato in aria. La forma dell'oggetto faceva sì che roteasse e sembrava un uccello rapace. Per cui quando gli uccellini si trovavano nel roccolo per mangiare, erano attirati dal cibo, gli sembrava di vedere questo uccello rapace e scappavano dentro nelle reti. Un altro oggetto particolarissimo che probabilmente abbiamo solo noi, non per vantarci, ma sono questi personaggi dei Promessi Sposi, costruiti in latta, interamente artigianali e originali. Anche questo è un pezzo bellissimo, è un telaio dell'Ottocento funzionante, col quale abbiamo tessuto questi tappeti.
Lo usiamo per mostrare proprio il funzionamento del telaio e alle persone piace tantissimo perché è un meccanismo molto particolare. L'ultima donazione che ci hanno fatto al museo è questa stoffa che proviene da Preseglie, perché anche il telaio proviene da Preseglie, e la signora è stata gentilissima perché ci ha regalato questa stoffa che è stata tessuta proprio con questo telaio. L'associazione culturale Vincenzo Gioberti, che sta accompagnando in questo momento gli amici di Più Valle TV a spasso per la Valle Sabbia, alla scoperta della sua cultura, della sua identità e delle sue tradizioni, incontra nella persona della vicepresidente l'associazione culturale del Museo della Civiltà Contadina e dei Mestieri qui a Sabbio Chiese. Che cosa fa questa associazione? Quali sono i suoi obiettivi? Quale è lo statuto che guida? Qual è lo spirito che guida questa associazione? L'idea è di promuovere culturalmente la cultura contadina, in generale questo museo che non è ancora ben rivalutato. Pensate che tante persone ancora non sanno che c'è un museo etnografico a Sabbio. Siamo tutti volontari, ci occupiamo delle aperture, ci occupiamo dell'inventario degli oggetti, di parte della catalogazione e facciamo anche piccole ricerche di cultura etnografica locale. Il risultato di alcune di queste ricerche è questo quadernetto, di cui siamo molto orgogliosi. L'associazione in generale vuole promuovere anche verso i bambini la conoscenza del museo. Infatti, anche sostenuti dal sistema museale, sono organizzate durante l'anno scolastico diversi laboratori didattici, e che piacciono tantissimo, tra l'altro io per caso ho assistito, e i bambini si divertono, è un modo molto giocoso ma allo stesso tempo educativo di avvicinare i bambini al museo. E tra l'altro mi è capitato che poi tornassero magari in visita con i genitori e raccontano poi ai genitori gli oggetti, quindi è molto bello. Anche durante l'estate abbiamo degli eventi. Di solito sono anche qui laboratori per le famiglie, siamo sempre sostenuti dal sistema museale e come dicevo prima è stato bellissimo il laboratorio sulla stampa e anche il laboratorio sulla tessitura. Le operatrici museali hanno creato dei piccoli telai per i bambini che hanno costruito il loro tessuto, il loro pezzettino di tela. Sistema museale, associazioni culturali, amministrazioni e comunità locali. Questo è anche la Valle Sabbia, un territorio denso di cultura, denso di persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di portare di nuovo queste comunità al centro, facendo riscoprire ai loro membri le proprie tradizioni, gli antichi mestieri, la civiltà dei nostri nonni, dei nostri antenati. Siamo qui ai piedi della Rocca di Sabbio Chiese, che non è solo il simbolo di questo territorio così ricco, ma è il simbolo della Valle Sabbia, uno dei simboli centrali della nostra valle che impressiona così tanto le persone che per la prima volta la attraversano. Siamo qui con il vice sindaco di Sabbio Chiese, Claudio Ferremi. Abbiamo visto due musei in questo territorio comunale, il Museo della Civiltà Contadina e il Museo degli Stampatori, quindi un'amministrazione attenta, un comune attento, una comunità ricca. Una comunità decisamente ricca, un'amministrazione attenta è vero, ma le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni, 30 anni a Sabbio Chiese hanno tutte avuto l'attenzione verso questa realtà. Abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio un monumento come è appunto il Santuario della Madonna della Rocca, monumento simbolo di Sabbio ma anche della Valle Sabbia, luogo veramente di cultura, storia, religione, arte, luogo molto visitato, molto frequentato e attorno al quale veramente la comunità sabbiense si è cresciuta, si è unita. E il fatto che poi siano sorte realtà come l'Associazione Culturale del Museo della Civiltà Contadina, che da 20 anni ormai, 30 anni quasi, porta avanti la salvaguardia delle tradizioni,
recentemente si è istituito il gruppo del Museo degli Stampatori da Sabbio, coinvolgendo altre persone. È il segno proprio di una comunità che è viva, che è coesa, che ha voglia di partecipare, di sentirsi attiva e che ama il proprio territorio e vuole farlo crescere, vuole farlo conoscere, vuole farlo vivere. Per cui ecco davvero, siamo orgogliosi, mi sento orgoglioso in questo momento di rappresentare l'amministrazione comunale di Sabbio Chiese. Un simbolo della valle, un simbolo della comunità, questo della Rocca, ma anche un luogo di grande devozione. Non possiamo pensare a Sabbio Chiese senza dire qualche parola sulle meravigliose feste decennali che animano la vita della comunità. Assolutamente. Sono trascorsi poco più di 6 mesi ormai dalle ultime edizioni della festa decennale di settembre 2023, 15 giorni veramente intensi, veramente partecipati, veramente vissuti, veramente indimenticabili, e ancora quando pensiamo a quei giorni ci emozioniamo, e veramente è una delle tradizioni religiose, culturali, popolari più potenti e più importanti che ci siano sul territorio, sicuramente Val Sabbino, ma probabilmente anche oltre. Quindi l'appuntamento con le prossime decennali quando sarà? L'appuntamento con le prossime decennali sarà nel 2032, perché appunto le decennali ogni 10 anni, l'anno scorso si sono svolte nel 2023, perché un paio d'anni prima, a causa pandemia Covid-19, ha spostato in là tutti i lavori, per cui anziché nella scadenza naturale del 2022 si sono svolte nel 2023, però il prossimo appuntamento rimane 2032, mancano solamente 9 anni. Per cui segnate pure in agenda fra 9 anni, 2032, a Sabbio Chiese per le feste decennali della Madonna della Rocca. Thank you.
grandioso il maestoso organo della Pieve di Savallo della chiesa di Santa Maria Assunta di Mura venne costruito tra il 1802 e il 1804 dal celebre organaro Luigi Amati, partendo da materiale fonico, quindi da un organo che esisteva precedentemente, costruito dal famoso Don Cesare Bolognini di Lumezzane. Già nel 1811 il parroco chiede di aggiungere un registro per ampliare ulteriormente il già grandioso organo, ma nel 1817 la parrocchia è indietro con i pagamenti e quindi il nipote di Luigi Amati, del costruttore, Antonio, chiede al parroco di saldare i debiti. Nel frattempo la parrocchia è il 1847, quindi sono passati 30 anni, e ulteriormente chiede al figlio di Antonio, Angelo Amati, di ampliare quest'organo. Il 1847 è anche l'anno che precede la primavera dei popoli, che precede i moti, le rivoluzioni del 1848, e quindi lo stesso costruttore Amati si trova in gravi difficoltà perché la sua bottega e il suo commercio vengono colpiti da questi fatti rivoluzionari. Quindi è l'11 settembre del 1850 quando scrive così al parroco di Mura. Era già mio pensiero da tempo renderla conscio del motivo dell'inadempimento di quanto mi sono assunto. La rivoluzione ha messo in sconvolgimento ed a soqquadro il tutto, e io ne soffersi assai, perché spezzata la ruota delle molte mie opere in corso e che dovevo, entro lo spazio di 2 anni, finire, ed invece dovetti cessare il tutto, e quel che è peggio, cessato ogni incasso di pagamento dal 1848 al 1849. Ora mi trovo occupato, oltre che per termine a quello che da tempo dovevo già aver finito, non che avrei anco dato evasione al suo organo della Pieve di Mura. Lei, reverendissimo signore, sarà abbastanza giusto giudice che questo incaglio non proviene da mia cagione, ma causa di contrattempi che dobbiamo pregare l'Altissimo non vengano mai più. I lavori proseguirono e vennero conclusi dall'Amati nel 1853, ma ancora non contenti gli abitanti di Mura, la comunità di Mura chiese nel 1876 a Zamboni di ampliare ulteriormente l'organo, che subì un ulteriore intervento nel 1884 da parte dell'organaro di Barghe Marchesini. E infine nel 1914 Giovanni Bianchetti ci ha lasciato lo strumento che sentiremo poi suonato dal maestro Luca Gorla. Lo strumento è coevo del meraviglioso organo Amati della collegiata Insigne dei Santi Nazaro e Celso di Brescia ed è uno degli strumenti più antichi che sono rimasti e di fatto, nonostante le numerose aggiunte che sono state compiute negli anni, inalterato. Infatti la tastiera e la pedaliera sono ancora quelle originali del 1804. E proprio a partire da questo luogo, dalla Pieve di Savallo, gli Amati poi si diffusero un po' in tutta la provincia di Brescia con i loro maestosi organi, a partire da Barbariga, passando poi per Irma e in tante altre meravigliose chiese del nostro territorio bresciano. Siamo a Mura, nella parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. Sono con il maestro Luca Gorla, che è presidente di un'associazione. Ci vuoi raccontare di che associazione si tratta, cosa fate? Certamente, sono presidente e direttore artistico di un'associazione di promozione sociale che si chiama Accademia Organistica Lombarda. È un'associazione volta alla valorizzazione del patrimonio organario della regione Lombardia, con particolare riferimento per gli organi storici. Come associazione organizziamo attività sia di tipo concertistico sia di tipo didattico. Organizziamo soprattutto un festival una volta all'anno. Si chiama Festival Organistico delle Province Lombarde ed è una rassegna che tocca alcune località significative del territorio lombardo e che permette di far ascoltare a chiunque, con ingresso libero e gratuito, concerti d'organo su strumenti di pregio.
Il festival quest'anno quando sarà? È già stato fatto? Il festival nella stagione del 2024 avrà luogo dal mese di aprile fino al mese di settembre e il primo concerto in data è il 26 di aprile. Oggi, a proposito di concerti, ci farai ascoltare dei brani. Cosa ci farai ascoltare? Dunque, ascolterete tre pezzi, di cui due scritti dallo stesso autore, Padre Narciso da Milano, un frate organista vissuto nel Settecento, del quale sappiamo ben poco, se non che fosse appunto un frate del convento di Sant'Angelo, presso la città di Milano. E questi due pezzi sono un allegro e un largo. L'allegro è un pezzo piuttosto vivace che vedrà protagonista una sonorità particolare dell'organo, il cornetto, un registro solista con una timbrica piuttosto nasale. Il largo invece è un brano destinato ad un registro che ascolterete più tardi, più in seguito, ed è il registro del flauto di quattro piedi per gli addetti al mestiere, che è una sorta di imitazione del cosiddetto flauto a becco, il flauto dolce dell'orchestra. E come terzo brano invece ascolterete un brano di Vincenzo Antonio Petrali, autore dell'Ottocento italiano. In particolare ascolterete l'Adagio per voce umana dalla Messa solenne in Re maggiore, che è appunto un adagio, quindi un brano lento, destinato a far ascoltare una sonorità particolare dell'organo, quella della voce umana, un registro oscillante che ha una caratteristica timbrica molto particolare per l'appunto. Auguriamo quindi a tutti i telespettatori buon ascolto con Luca Gorla. Siamo con Andrea Crescini, storico dell'arte, nonché di Mura. Siamo sempre nella parrocchiale di Mura. Vuole farci una panoramica generale di questa bella chiesa? Noi murensi la chiamiamo tradizionalmente da sempre la Pieve, perché la chiesa parrocchiale di Mura è stata, almeno fino al 1955, la Pieve di Savallo. La struttura delle Pievi è stata la prima organizzazione con cui la cristianizzazione si è sviluppata dalle città verso il territorio, con queste chiese che erano appunto le chiese battesimali, ovvero
presso le quali c'era regolarmente la presenza di un sacerdote e la presenza di un battistero dove potevano essere battezzati i fanciulli. Questa era la pieve più a nord del territorio della diocesi di Brescia dal lato orientale, perché Bagolino afferiva fino alla fine del Settecento al territorio dell'arcidiocesi di Trento, ed era anche una delle più vaste. Dovete immaginare che da questa pieve sono germinate altri 52 edifici di culto e oltre 14 parrocchie. L'attuale chiesa nella quale siamo in questo momento è stata ricostruita a partire dalla fine del Seicento su un edificio molto più antico che non era esattamente in questo sito, ma era sostanzialmente appena dietro, che venne poi abbattuto in fase di cantiere, per volontà dell'allora arciprete Matteo Travaglioli, siamo qui proprio davanti alla sua tomba, che è stato anche l'arciprete che più longevo della storia, con quasi 56 anni di parrocchiato, che ha voluto fortemente la ricostruzione della pieve, che rispetto all'edificio più antico, quello che ha sostituito, è sostanzialmente raddoppiata. L'attuale chiesa è stata completata nel 1706, consacrata nel 1715, ma è stata via via arricchita di opere d'arte fino agli anni 20 del secolo scorso. Infatti la grande campagna di affreschi di Vittorio Trainini, che ha ricoperto praticamente gran parte dell'edificio, venne realizzata tra il 1922 e il 1924 su volontà dell'arciprete Monsignor Vittici, un altro dei grandi arcipreti anche per quantità di anni che si è fermato a Mura. Dal 1913 al 1955 fece riaffrescare gran parte della parrocchiale in occasione dei 300 anni della traslazione dei santi patroni. Quali sono i dettagli, le opere che le stanno più a cuore di questa pieve? Questa chiesa è ricchissima di materiali di secoli diversi, perché fortunatamente sono state recuperate e reinserite nel nuovo assetto anche opere provenienti dall'edificio più antico, dalla pala dell'altar maggiore che purtroppo adesso è coperta, che è l'Assunzione della Vergine di Palma al Giovane, ma abbiamo altre opere di grande importanza, come all'altare di San Giorgio la pala di Leandro Bassano, uno dei grandi pittori veneti tra fine 5 e inizio 600, e poi l'altare della Madonna della Concezione, Madonna della Corna, che è un agglomerato di secoli diversi, dalle sculture più antiche, cinquecentesche, al coronamento di inizio 700. Altre opere di grande importanza sono le strutture architettoniche degli altari settecentesche, tra cui la più prestigiosa è questa dell'altare della Madonna del Rosario di Marchion Bonomini, uno degli epigoni dei Boscai, anzi in questo caso c'è un interessante contratto dove i Boscai perdono il contratto a favore di uno dei loro allievi, che ha realizzato questa sontuosa macchina barocca, che vi racconto un aneddoto: la doratura è costata 400 volte quello che è costato fare l'altare, quindi è costata una cifra imbarazzante perché è tutta in foglia d'oro. Altre opere di particolare importanza sono il crocifisso di Baldassare Vecchi, le due natività, la natività della Vergine e la natività di Cristo di Pietro Ricchi, detto il Lucchese, e le tele di Antonio Paglia, degli altari sempre della Madonna del Rosario e dell'altare di San Carlo, che è stato per secoli l'altare del comune. Particolarità dell'altare del comune è che è l'unica ancona sul territorio, presente su questo tipo di territorio, non lignea ma in stucco, perché si voleva distinguere rispetto alla tradizione locale. Thank you.
Per far vedere al telespettatore un esempio di a che punto era arrivata la qualità della lavorazione del ferro in Valle Sabbia, vi facciamo vedere queste due serrature di questo armadio blindato della fine del Seicento, che è conservato in chiesa, e vedrete la qualità e la finezza del tipo di lavorazione, a che punto era arrivata quasi a trasformarsi in opera d'arte.
In conclusione, proprio qui fuori dalla Pieve di Mura, in compagnia ovviamente dell'Associazione Culturale Gioberti e del maestro Luca, rinnoviamo tutti i nostri ringraziamenti. Siamo in un luogo veramente speciale, non solo perché siamo a una delle sommità della valle, quindi in un luogo non solo in cui la Valsabbia si chiude, ma qui si apre agli altri territori. Abbiamo scoperto ancora una volta le bellezze materiali e immateriali che caratterizzano questi luoghi, la bellezza artistica, la musica, e mi è stato riferito che la Pieve di Savallo è anche l'oggetto di una leggenda che narra che Papa Alessandro III, in fuga da Federico Barbarossa, si rifugiò a Savallo. E altri due luoghi vantano questa leggenda, questo privilegio leggendario, cioè Marmentino, dall'altra parte di queste belle montagne, e la Valvestino, in un luogo non meglio specificato. Ecco, con questa nota, diciamo, leggendaria e con la consapevolezza che questi luoghi meravigliosi suscitano anche il desiderio di arricchire, di abbellire le vicende storiche con l'immaginazione, salutiamo i nostri telespettatori e procediamo alla scoperta della Valsabbia.